cane della figlia da curare. Eh? Mia moglie ha il cane della figlia da curare. Ma no, perché c'era, non c'era la roba da portare indietro, potevi venire in casa mia e venire su con me. Solo che dopo potevo portare indietro ma non, roba, non ho mai orario. E domani come sei messo? Vieni con la moglie? Sì. Ok. Comunque ci troviamo tutti lì alla... La rotonda. La rotonda, lui e me. Riesci a girarmi una pagina, per favore? Come no? Grazie. Guardate che librone. Allora, prego, prego. Qua? Sì, sì, prego. È il mio amico che mi ha aiutato a girare il libro, che è talmente grande che... Avete visto che scrittura prima? Cosa tegna il dito? No, va bene, grazie. Lascio un attimo. Grazie, hai fatto anche troppo. Sì. Basta così o devo girare? No, basta, basta. Grazie. Questa è la chiesa di Corconio. Questi sono i paramenti. Un detog. Qui c'è la bacheca con tutti dei fogli, documenti molto importanti. Roba del 1752. Che cosa meravigliosa. Molto antica. Roba del 1700. Ostensorio settecentesco. Un dorato a smalto. Nella chiesa di Corconio. Vedete? C'è un bellissimo crocifisso. Questa è composizione autentica di Carlo Novarina. Antifona Christus Factus Est. Guardate che scrittura. Questo è gregoriano. ...1841... ...1842... Reliquie di San Giuseppe, San Luca, Santo Stefano, San Giulio... Johannes Petrus Fancelle... Priore Generale... andiamo in giro a cantare, ma comunque c'è sempre qualcosa di culturale... Questa è concessione dell'indulgenza per l'erezione della confraternita della Beata Maria Vergine Addolorata... Però. Questa è un'uscita della fortuna. Pregate per l'anima di Ferdinando Borrete. Andate anche su nel soffitto, che bei disegni che ci sono. Faccio girare la testa, ma cerco di girare il più piano possibile.